Un fondo snello, aiuto concreto per abbattere i costi sostenuti dalle imprese per l'accesso al credito. Nasce così il Fondo Sviluppo 2.0 per le imprese dei comuni di Mussolente e Romano Dezzelino. 1.800.000 euro messi a disposizione da Fidi Nord-Est con le due amministrazioni in sinergia con Confartigianato. Noi dobbiamo essere dei facilitatori tra appunto il sistema Confartigianato e il nostro sistema bancario assieme ai comuni per cercare di erogare dei soldi, okay, che in questo momento fanno comodo alle imprese. L'importante, ed è quello che dico sempre io, è che l'impresa colga questa opportunità, perché noi ci stiamo mettendo veramente l'impegno, l'impresa però deve fare il proprio ruolo, quindi deve continuare a investire per far sì che il territorio continui ad essere ricco. Uno strumento agile, precisa Fidi Nord-Est. E loro otterranno dei finanziamenti direttamente quasi a costo zero, quindi lo strumento è anche abbastanza veloce, perché noi saremo i diretti emanatori, daremo proprio il bonifico in conto ai nostri soci e a chi ne farà richiesta di questi fondi. Un percorso avviato dai comuni che hanno messo a disposizione del fondo 30.000 euro ciascuno nel 2018. Con questo nuovo fondo abbiamo voluto rispondere a un'esigenza anche di liquidità che le imprese hanno, per cui diversamente dal fondo precedente non ci saranno solo spese per investimenti materiali e materiali, ma anche scorte di liquidità finalizzata, per cui speriamo così di contribuire nel nostro piccolo, insomma, dare una scossa, diciamo, alla situazione. La situazione economica non è semplice, ma quello che io dico a tutte quante le persone, siano esse famiglie, imprenditori, aziende, dipendenti, è quello di tenere duro, perché in questo momento di incertezze sappiamo che cosa succederà da qui a un mese, ma non sappiamo che cosa succederà l'anno prossimo. Quindi quello di tenere duro, il comune ci sarà sempre e troveranno sempre istituzioni pronte a dare risposte.